dicendo che andava a vedere lo short track. E allora se il signor Giovanni Festa può rivolgersi cortesemente al personale di servizio che lo condurranno dov'è in questo momento la moglie. Ripeto, signor Giovanni Festa, per favore, da una persona di servizio, dal personale di servizio, grazie. Introducing the teams in the ladies 3,000 meter relay. In the first starting position is the team from Italy. Starting position number two, the team from Germany. Starting position three, Russia. And starting position number four, France. Go to the start. Ready? Ed è partita questa gara dei 3000 staffetta femminile, vedete quattro atlete per ogni formazione, è l'unica gara nella quale ci si dà il cambio e se lo si dà danno la spinta all'avversario. È partita subito di gran carriera la Germania che ha in questo momento la Christine Pritz e alla quale dà il cambio la Aika Klein. Mentre per l'Italia è il 75 Katia Zini. Katia Zini da adesso passa la mano a Katia Borrello. Germania, Italia, seguita dalla Russia che ha in questo momento la Elzaeva Ulieva. Ancora per la Germania adesso Yvonne Kunze, seguita dalla Mara Zini, dalla cugina di Katia. Italia e Germania sempre all'attacco, più distante la Russia, seguita dalla Olanda, dalla Francia, scusate. In last year's European Championships in the relay, Russia finished first, Italy finished second, Germany finished third. All three of those teams are in this relay final. Who's going to win this one? Germany is in the lead at the moment. Italy in second as they push off by the finish line. L'Italia, sottolineato dal vostro applauso, che è passata in testa al dopo che lo scorso anno l'Italia fu seconda. L'anno scorso vinse la Russia, seconda l'Italia, terza la Germania. L'Italia è stata campionessa europea tre volte nella sua storia. Un testa a testa Germania-Italia veramente entusiasmante con la Russia a distanza. On the exchange, Germany still in the lead. Italy a close second. Russia trying to close the lap in third. E adesso si sta rifacendo sotto la Russia, mentre è partita per l'Italia Katia Borrello. Ed la Russia sta facendo il suo sprint, sempre la Germania avanti con la Christine Pritz. Mara Zini in questo momento a tirare il gruppo dietro la Germania, la Russia.
Ancora sette giri al termine. Sempre Marta Capurso. Adesso deve essere subito il cambio. E purtroppo c'è un giro di ritardo mentre accelera. Di Marta c'è la possibilità soltanto di prendere il quarto posto e siamo alla conclusione. Dopo quest'ultimo cambio gli ultimi due giri dovranno essere effettuati dallo stesso atleta. La Russia ancora una volta in avanti. Ed è la Russia che va a vincere davanti alla Germania, che taglia il traguardo adesso con Ivan Kunz. E poi è la volta della Francia e quindi dell'Italia. E allora è una classifica che è totalmente cambiata. Rispetto a quello che erano le nostre aspettative. Quindi vince in 4:26:415 la Russia, al secondo posto in 4:28:293 la Francia. Al terzo posto con 4:34:510 la Germania e in quarta posizione con 4:39:446 l'Italia. Adesso abbiamo un po' smaltito, credo, la piccola amarezza nell'aver visto la nostra formazione perdere per la caduta la posizione di testa che aveva in quel momento questa specialità. E gli atleti azzurri cercano adesso la settima vittoria consecutiva. Pensate, sono 6 anni che consecutivamente il titolo viene vinto dagli staffettisti italiani, a conferma della grande qualità internazionale che ha l'Italia, insieme ai paesi migliori al mondo. Questa è una specialità dove a livello mondiale dominano nazioni come la Corea, il Canada, la Cina, gli Stati Uniti, il Giappone, sono elementi fortissimi, e a livello europeo decisamente l'Italia
Italia che ha questa staffetta, diciamo, molto forte e che è stata seconda medaglia d'argento alle Olimpiadi di Salt Lake City, ma che nella sua storia ha anche la medaglia d'oro conquistata alle Olimpiadi di Lillehammer nel 1994. All right, it's time for the men's 5,000 meter relay, 45 laps. And here are the four teams in this relay final. In lane number one is Germany. In lane number two, the Netherlands. Lane number three, Ukraine. Lane number four, Italy. Go to the start. Ready? Ed è partito subito per l'Italia. Il primo Roberto Serra con l'81 e poi per la Germania con il 50 è Arjan Nachbar e poi l'Olanda si è cambiato con il 95 che è Jess Jeffermans, mentre per l'Italia vedete Fabio Carta subito a tallonare il 51 che è Sebastian Praus. E adesso il cambio per la Germania Hartwig e per l'Italia è Nicola Franceschina, il vincitore poco fa della prova dei 1000 metri. Sono tutti di nuovo in pista e ancora il cambio, adesso il quarto partecipante del quartetto azzurro è Denis Bellotti. Denis Bellotti mentre è per la Germania è il numero 53 Thomas Bauer. Ecco, ricomincia la serie dei cambi con Roberto Serra per gli azzurri, posizioni invariate, Germania, Italia, Olanda e Ucraina. Germany, Italy, Netherlands and Ukraine in that order. Italy trying to win its seventh consecutive European relay championship for the men. E siamo ancora con la stessa posizione in classifica con la Germania a fare l'andatura molto veloce in questa prima parte, quindi Germania e Italia un po' più in difficoltà con qualche metro di ritardo l'Olanda, vedete è ancora più staccata l'Ucraina, mentre Germania e Italia viaggiano proprio uno accanto all'altro. E adesso è Fabio Carta che se la vede con Sebastian Praus, è rientrata sotto l'Olanda, naturalmente i giri sono tanti, ancora ne mancano 30 alla conclusione, 5000 metri maschili. Ed ecco Nicola Franceschina nel suo turno di spinta, adesso passa a Denis Bellotti. Vedete, c'è stata la sbandata della Germania, fortunatamente non è caduto Thomas Bauer e adesso però c'è una rincorsa da parte degli atleti da partire da Sebastian Praus, mentre Fabio Carta parte tallonato dall'olandese Jess Jeffermans. Ed ecco adesso la volta di Nicola Franceschina. Spinge ancora molto Nicola, vuole creare uno spazio rispetto all'Olanda per poter viaggiare tranquillamente e non forzare nelle fasi conclusive. Denis Bellotti
adesso parte invece Roberto Serra, il primo trazionista, che darà adesso il cambio a Fabio Carta. Italian team hold on to their lead with 18 laps to go. They've got to make good exchanges. One slip to make the difference. Six-time defending European champions in this event, trying for number 7 here today. And Italia continua a macinare cambi su cambi. Davis Bellotti, mentre la Germania sta recuperando sulla Olanda. Vedete, Thomas Bauer ha recuperato adesso il gap sull'Olanda ed è di nuovo dietro per cercare di guadagnare la seconda posizione, mentre più tranquillo è l'Italia. In questo momento Roberto Serra passa a Fabio Carta, torinese. Sei volte campione europeo Fabio Carta. Adesso è ancora Nicola Franceschina, caricato dalla vittoria nei 1000, e siamo adesso a 11 giri al termine. E la Germania è passata in seconda posizione, sta spendendo tutto per cercare di recuperare sull'Italia. Sono tanti quei 20 metri di distacco che ha dagli azzurri. Eight laps to go, Italy, Germany in second, Germany trying to close the gap on Italy. Mancano 700 metri alla conclusione. Nicola Franceschina. Ancora spinge Nicola. I tedeschi sono veramente scatenati. Quattro giri al termine. Al prossimo giro suonerà la campana per l'ultimo cambio. E adesso c'è l'ultimo cambio di Roberto Serra che passa la mano. Finita, ma c'è il momento più bello, scusate, il momento più bello per gli atleti e per il pubblico è quando questi salgono sul podio, e non possiamo lasciarli solo con gli spalti vuoti. Gli atleti vanno festeggiato, hanno faticato fino adesso, e adesso è il momento di aspettare qualche minuto per fare sentire quanto abbiamo apprezzato il loro sforzo. Grazie. Italy was disqualified.
and Petey, moving Germany into the first position. E allora, va bene, come vedete dalla sovraimpressione, purtroppo c'è stata la squalifica dell'Italia. Short Track ha di queste sorprese, perché è una gara dove tra l'altro l'esclusione viene accettata sempre molto sportivamente da tutti gli atleti, perché sono 5 giudici che controllano il percorso, non è soltanto uno, e sicuramente non viene fatta un'esclusione senza aver ponderato e visto esattamente come sono andate le cose. Rimane la consolazione o la soddisfazione, se vogliamo, di aver visto che sul terreno i nostri pattinatori sono sempre i più forti d'Europa. Grazie. Comunque abbiamo sempre gli italiani sul podio, anche se non... Se dobbiamo un po' così metabolizzare l'atleta torinese sempre sul podio, perché poi salirà anche Marta Capurso. Allora credo che vale la pena di spendere qualche altro minuto qui con noi.